Bello a tutti dire che benvenuti sono e benvenuti sono Mighty Mars, benvenuto così. E oggi facciamo un extra, un video un po' particolare, un extra Planet Coaster, perché non è il solito Luna Park che vi farò vedere, ma ho Luna Park già fatto e finito, e dove io non potrò mettere le mani perché comunque non ho nemmeno, diciamo, gli strumenti adatti per metterci le mani, ma ve lo voglio mostrare perché è meraviglioso. L'ho trovato per caso scaricandolo dagli utenti che giocano a questo gioco. Guardate che spettacolo in tema Star Wars, ragazzi. Guardate che meraviglia. Mamma mia. Cioè, per me non so se esista al mondo un Luna Park totalmente in tema Star Wars, ma se esiste io ci andrei. Ci andrei proprio a capofitto. Cioè, comunque, ragazzi, è veramente spettacolare. Io non potrei nemmeno riprodurlo perché non ho nemmeno l'attrezzatura. Perché tante cose non le ho, per esempio, anche queste sagome così illuminate non le ho. Tantissime cose, no, ma è spettacolare. Ma andiamo un po' avanti il tempo. Guardate, bellissimo questo TIE Fighter, meraviglioso. C'è questi due pannelli che non so da dove li abbia presi perché io non ce l'ho, ragazzi. È tutte cose che io non ho. Non lo potrei nemmeno riprodurre, purtroppo. Ma è veramente fantastico. Ma guarda che figo. Guardate che figo, ragazzi. Boh. Ecco, ora mi dicessero: Mighty, vuoi lavorare in un Luna Park a tema Star Wars? Subito tutta la vita. Ti paghiamo, non mi interessa, subito tutta la vita. Meraviglioso, ragazzi. Cioè, complimenti veramente a chi l'ha fatto. Anzi, a fine video mi vado a leggere chi l'ha fatto e ve lo dico perché merita veramente i complimenti. Non so in realtà come l'abbia fatto, perché non credo. Ho visto che per questo gioco purtroppo ci sono veramente tanti DCL, o DCL, come li volete chiamare, li chiamo all'italiana. Diciamo che questo gioco è un po' come un The Sims del Luna Park. A me anche The Sims mi piace da morire. L'unica cosa è che io non. Ah, bello anche questo. I camminatori. Ma bello. E proprio queste cose qua non le ho, nemmeno volendo. Purtroppo stavo dicendo che questo gioco qui è un po' come The Sims, ha un monte di DCL. Ora, The Sims a me piace tantissimo, non lo compro perché, cioè, se compri quello base praticamente è un gioco vuoto, questo no. Questo comunque lo puoi giocare benissimo anche senza niente. Dove voglio andare, ma. Però io non credo ci sia un DCL di Star Wars, perché se c'è un DCL con tutta questa roba qui, allora me lo compro e faccio un Luna Park dedicato a Star Wars, ma non credo ci sia. Qui dentro addirittura c'è il un giro un giosso, qui dentro me lo faccio, ragazzi. Mamma mia, c'è una roba spettacolare, veramente spettacolare. Io non so se è una cosa fatta dagli sviluppatori direttamente o è una cosa, io credo che sia una cosa fatta da un giocatore, da un privato, credo. E se è così, cioè, veramente ci avrà messo mesi e mesi, eh. Bello, TIE Fighter. Io l'unica cosa ho notato, scusate un po', il movimento della telecamera è un po' brutto. Questi sono i TIE Bomber, se non mi sbaglio. Allora, ragazzi, it's flying. I TIE Bomber sono quelli,
questi sono gli Ypsilon Wang. Allora siamo dentro. Oh, me lo voglio fare tutto un bel giro. È proprio curioso. Godiamocelo. Qui ci si batte la capoccia, no? Bello dentro il reattore. Che figata. Guarda qui, spettacolo. No, meraviglioso. Mancano un po' di spade laser e qualche... Bellissimo, guarda bello fuori anche. Ma quello è tagliato. Bello fuori così. Oddio. Ma spettacolo anche qua. Ah, a me non credo che l'abbia fatto un singolo giocatore, eh. Ma che cavolo, è possibile. Cioè, è veramente enorme, guardate che spettacolo. Finito, no. Va bene ragazzi, comunque era unicamente per farvelo vedere. Ora io non voglio fare un video di lungo. E comunque veramente spettacolare. Ecco, se ci fosse un DCL con tutta questa popò di roba qui, ma non credo. Infatti questo qui sia fatto dagli sviluppatori a questo punto, perché ci sono dei materiali che io non nemmeno ho. Certo, se esiste un DCL che ti può permettere di fare tutta sta roba qui, pensierino ce lo farei, sarebbe una figata. Va bene ragazzi, comunque come potete vedere qui, questo è Rudy Rencamel, e potete andare sul Steam Workshop e praticamente vederlo in download. Ora cercherò se si trova a giro degli scenari di Star Wars già precostruiti e vediamo un po' se riesco a fare un qualcosa. Va bene ragazzi, comunque vi ringrazio per la compagnia. Se avete qualche indicazione da potermi dare, dato che per me questo gioco è nuovo perché l'ho comprato alla vigilia di Natale, ma avendo un anno sicuramente c'è qualche giocatore che è già esperto perché questo gioco ha un anno. Quindi se potete darmi qualche dritta, mi sono grato. Comunque ragazzi, vedremo. Io comunque vi ringrazio per la compagnia. Cos'è? Allora, so, cioè,